comunicalo molto, se vuoi, molto accogliente. È bello perché è un vicolo che è fotografato da tutti i turisti. Tutti i turisti, però una cosa che dico a questi turisti, vi fermate a metà, salite più su. Perché si fermano là, vedi, si fermano all'ingresso giù, no? Nel Basso vivo da 5 anni, però sono nata proprio in questo vicolo. Sono nata al numero 19. Eravamo 13 figli, 9 donne e 4 maschi. 52 anni fa ce ne siamo andati ad abitare a via Cesare Rossaro. Poi 75 mi sono sposata e sono andata ad abitare a Forcella. E poi sono ritornata nella vecchia fattoria. Quando venne il terremoto nell'80, noi abitavamo di fronte, nel palazzo, giù, nel basso, però nel palazzo. E nell'uscire, quando ce ne andammo, alzammo la testa, i palazzi sopra si toccavano proprio si toccavano e cadeva l'intonaco. Ci stanno punto più giù, tra balcone e balcone si passa una roba. Poi cercavano i bagnai. Giovino, ma come ti dà figli? C'è il signore, ma che belli figli hai fatto, non è più bello Giovino. La già vediamo io, c'è mamma, ma no. Ma che ti ha vediato quella Davina a te? No, c'è il signore, pure ma figli. Mi sono aspetta una famiglia. E tanto poi dice, oh, sono nato, non mi figlio, mamma di 6 figli, che bisogno. E nasce che non faccio. Questo fu tutta la storia di mamma, da poi c'è più rimedio, non mi piace. A lavorare molto tempo fa ho iniziato. E che avevo 20 anni, facevo le sigarette. Sono venuto da fuori, dall'hotel, me ne sono venuto qua per lavorare. Io abitavo prima con mia mamma, a 19, hai capito? Una volta sognavo sempre mio padre e poi non è venuto più. Perché almeno quando vado a letto che penso tanto di quelle cose, che dovrei fare, come si deve fare, non si capisce. O forse mi metto le mani in testa e lo ricordo. Probabile, è probabile, perché sognare si sogna sempre. Thank you.